Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine da Dario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. Porte blindate da Dario. È un investimento sicuro. Sostituiamo ogni tipo di porta blindata a 20 chiavi e doppia mappa utilizzando le nostre serrature a cilindro europeo anti-bumping, brevettato per la ditta da Dario SRL. Una giornata inusuale per questo è anche un appuntamento particolare, quindi va bene che sia una cosa inusuale. Io faccio solo una piccola premessa, che non è una premessa ma è un ringraziamento a Levolus, che praticamente con cui abbiamo fatto questa iniziativa, che prevede mettere all'asta, cercare di recuperare dei fondi da restituire a chi ne ha bisogno. Levolus ha un canale privilegiato, quello cioè di fare dei defibrillatori, di dare dei defibrillatori a quelle società che ne faranno richiesta, società dilettantistiche, professionistiche, e mai come in questo caso la questione del defibrillatore è azzeccata. E invece da parte nostra ci sarà delle società che fanno volontariato, che assieme al direttore verranno indicate, qualcuna che ne abbiamo già individuato, qualcun'altra ne individueremo per devolvere quello che è ricavato. L'altro ringraziamento è al Castelrigone. Noi domani giochiamo fuori casa, normalmente queste cose si fanno in casa, cioè nella propria casa, però la ricorrenza è successa, mi è capitata in coincidenza di una partita nostra in trasferta, quindi l'abbiamo fatta a Castelrigone, che si è messo completamente a disposizione, ci ha dato tutte le cose che servivano per organizzare questo evento, quindi mi sembrava giusto ringraziare il Castelrigone. Direttore. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Era doveroso da parte nostra presentare questa iniziativa, che si colloca nell'ambito delle diverse iniziative di promozione sociale che Foggia Calcio in 2 anni sta portando avanti con grande convinzione. Questa iniziativa la facciamo con una ragione in più, quella di ricordare un personaggio del calcio foggiano che è Franco Mancini, perché ricorre l'anniversario purtroppo della sua morte, e lo facciamo in una location che è quella di Castelrigone, che comunque è una società che si distingue per valori e principi sani, quindi noi siamo contenti di poter realizzare questa iniziativa nella sede in occasione di questa gara in trasferta. Abbiamo voluto cogliere subito al volo la proposta dell'associazione Live Onlus, perché lo scopo benefico è molto nobile, nel senso che il ricavato della vendita di queste maglie particolari all'asta sarà devoluto per il 50% tramite Live Onlus per l'acquisto di defibrillatori da destinare, da regalare alle squadre, credo, dilettantistiche. Questa è l'importanza per l'utilizzo di questo macchinario, del defibrillatore, sui campi da gioco, mentre l'altro 50% il Foggia Calcio lo destinerà ad un'associazione di volontariato che poi indicheremo, perché possa servire come contributo anche modesto a realizzare gli scopi di questa associazione. Vedete una maglia personalizzata, una maglia che comunque evidenzia uno slogan: mangio sempre nel cuore. Questo è l'obiettivo non solo di questa iniziativa ma di questa società, quello di poter ricordare alla tifoseria e alla piazza
chi ha fatto la storia, anche perché noi siamo la continuità di questa storia, e quindi Franco Mancini è stato per molto tempo la storia del Foggia, ed è giusto poterlo ricordare non solo per quello che ha fatto, ma per l'esempio e il valore che lui ha rappresentato. Questa frase è il risultato di un sondaggio che noi abbiamo voluto lanciare, un sondaggio che voi avete visto veicolare sul sito, quindi è stato determinato da un momento di accettazione da parte dei tifosi e quindi dell'intera comunità. Io mi auguro che oltre a questa iniziativa ce ne siano tante altre, e vi posso comunque già preannunciare che la società sensibile a questi interventi di carattere sociale, soprattutto per coloro i quali non hanno le stesse fortune nostre, vi posso preannunciare che nell'ambito dei festeggiamenti, mi auguro della permanenza in C1, della promozione in C1, ci possa essere un amichevole con una squadra di Serie A, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza. Credo che abbiamo questo compito, abbiamo questo dovere di guardare non solo al mondo del calcio come un momento di grande concentrazione di flussi finanziari, ma abbiamo il dovere come tifosi, come cittadini e poi come dirigenti di poter guardare a chi non sta bene come noi e che comunque ha bisogno di noi. Allora, della scritta Maggio Sempre nel Cuore, che ha parlato di direttore generale, noi avevamo proposto ovviamente tre frasi per ricordare Franco, e inutile nascondere che tutti quanti noi speravamo che la più scelta fosse questa. Chiara ovviamente si è anche esposto sul suo profilo Facebook dicendo questa è la frase che a me piace di più, perché, insomma, era abbastanza scontato che questo avere Franco sempre nel nostro cuore fosse la frase più votata. Quello della farfalla invece è un simbolo particolare che è stato scelto anche questo da Chiara, che ha partecipato molto attivamente in questa parte, ma non poteva essere diversamente. E quindi chiedo scusa, io volevo ringraziare, perché è giusto dirlo, anche Enzo Palma, quindi sincronia, perché è stato l'autore, ha fatto il profilo grafico di questo logo su suggerimento di Chiara, quindi un ringraziamento va a Enzo, che è sempre molto molto disponibile con me. E quindi stavo facendo l'idea della farfalla, adesso ce lo spiega Chiara perché. Perché la farfalla, Enzo Palma ha interpretato, ha messo su grafica questi due concetti, quello di avere una farfalla nel simbolo e di avere Franco sempre nel cuore, e quindi è venuto fuori questo posto. Poi perché, sì. Perché c'è questa farfalla, ce lo spiego. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie per essere qui. Io oggi sono molto emozionata come sempre, ma oggi in particolar modo, anche perché siamo a ridosso della ricorrenza del secondo anniversario di quella brutta e infausta giornata in cui Franco ci ha lasciati. Però, così come già detto in altre occasioni, affronto questa cosa con molta serenità. L'emozione c'è, sono serena, ho accettato quello che è successo. Ho ricominciato a camminare grazie alla società del Foggia Calcio, io lo devo dire, perché quando a maggio il direttore generale con l'attuale presidente, che all'epoca mi hanno chiamata e mi hanno proposto di far parte di questo progetto, senza esitazione ho accettato, non me ne sono pentita, sono contenta, perché e grazie anche a loro che sto riprendendo a camminare con le mie gambe. E la farfalla, allora, la farfalla è venuta fuori perché in un momento particolare della mia vita ho ripreso ad ascoltare un cantautore che per me è sempre stato uno dei migliori, e poi
iniziato ad ascoltare Ligabue e quindi era un periodo che sentivo molto molto mia la canzone Il peso della valigia. Ma ascoltavo questa canzone senza far caso a quelle che erano le parole. Poi un bel giorno, non bello, perché è stato il giorno in cui è venuto a mancare Matteo Amoruso, io ero a casa e eravamo già più o meno in autunno inoltrato, una farfalla è passata davanti alla finestra di casa. A me era sembrata una farfalla rosso-nera, ho detto ma in questo periodo avrò visto sicuramente male. Ed invece niente, per mezz'ora questa farfalla è stata lì, volava, ritornava, si posava, tant'è vero che io ho avuto modo di scattare diverse fotografie, di avvicinarmi, era lì, ci siamo messi di fronte e ho detto vabbè, una farfalla rossonera, ok. Andando avanti, col passare dei giorni, poi c'è stata l'intitolazione della curva nord. Prima dell'intitolazione della curva nord eravamo sugli spalti con i tifosi, con gli ultras, e stavamo sistemando la foto di Franco che poi doveva venire fuori. Aveva appena smesso di piovere, quindi era tutto bagnato, balaustra bagnata. Ad un certo punto ritorna questa farfalla rossonera e io faccio presente la cosa a chi era lì con me e ho detto guardate, dice no ma questo adesso non volerà più. Tempo di fotografarla con dietro la foto di Franco, la farfalla è volata ed era la seconda. Ancora prima della partita Casertana-Foggia io ero a casa di amici, di nuovo questa farfalla rossonera, adesso stiamo parlando di inverno inoltrato, quindi insomma una cosa molto molto strana. E l'ultima l'ha vista Alessandro, il piccolino, sempre rossonera. Anche riascoltando la canzone, sempre di Ligabue, mi ha colpito il passo in cui dice c'erano solo quattro farfalle un po' più dure a morire. Allora ho legato la frase di questa canzone col discorso che fossimo in inverno, quindi queste farfalle un po' più dure a morire. E quindi anche lì, in quel momento, mi sono resa conto che era un segnale ad andare avanti, a riprendere in mano la mia vita. E niente, quindi ho raccontato di questa farfalla in un'intervista a Sebastian Donzella, che peraltro è un vostro collega ed è quello che poi ha proposto al Foggia di partecipare a questa iniziativa della Live News. E quindi questa è la storia della farfalla rossonera, perché molti si sono chiesti come mai si sia pensato ad associare una farfalla rossonera al discorso di Franco. Poi Enzo Palma si è superato, io questa cosa la voglio far notare, perché è vero, la farfalla ha all'interno un cuore rosso. Non so se lo avete notato perché è piccolino, però una farfalla rossonera come un cuore, quindi la frase che è stata scelta, mancio sempre nel cuore, non poteva che essere la frase per quanto riguarda questa patch che è stata scelta. E quindi niente, io mi auguro, queste maglie saranno vendute all'asta subito dopo la partita. Io tengo rigorosamente usate, perché diciamo, i collezionisti amano questa cosa, cioè non verranno lavate, verranno utilizzate, speriamo che il tempo sia buono perché sennò altrimenti verranno, però così come verranno utilizzate sabato dopo la partita verranno immediatamente prese e consegnate all'Evolus e messe all'asta su eBay. Quindi io niente, vabbè, la società l'ho già ringraziata, anche io voglio ringraziare il Castelrigone che si è messo a disposizione, sono anche io contentissima che questa iniziativa verrà fatta proprio in quel di Castelrigone, una società con la quale non so se ricordate, già all'andata c'è stato uno scambio epistolare ripreso anche dalla Liga Pro, perché loro ci hanno ringraziati per l'accoglienza e noi abbiamo ringraziato la società. Io questa cosa tengo a precisarla, è l'unica società che ha lasciato lo spogliatoio così come lo ha trovato, quindi è una società che penso vada in sintonia con quello che poi è quello che la società cerca di trasmettere ai nostri calciatori, dirigenti, tutti quanti, cioè un cammino che deve essere, non si deve pensare solo alla partita giocata,
ma noi stiamo camminando per cercare di fare un qualche cosa che possa davvero far cambiare quella che è la visione che si ha del calcio, non limitarla ai 90 minuti. Lega Pro che domani sarà presente a Castelrigone con il dottor Grelli, il direttore generale, perché vuole esserci, quindi vuole testimoniare l'attenzione della Lega per queste iniziative. Noi saremo felicissimi anche di poter avere la presenza del dottor Grelli. Io sarò felicissima di incontrarlo, perché il dottor Ghirelli è stato dirigente di Franco gli anni in cui Franco ha militato nel Bari, perché comunque è stato presente anche quando abbiamo fatto l'intitolazione della Nord con una sua missiva personale indirizzata alla società e a noi familiari. E quindi diciamo che domani sarà sicuramente una giornata densa di emozioni. Come detto già in occasione dell'intitolazione della Nord, sicuramente da vivere con il sorriso, che poi il sorriso è quello che ha sempre caratterizzato Franco, e quindi credo che sarà il modo più bello per poter ricordare Franco. Io poi volevo cogliere anche l'occasione, visto che mi avvalgo un attimo della stampa, per ricordarvi che il 1° aprile alle 19 in cattedrale qui a Foggia ci sarà una messa celebrativa per l'anniversario di Franco. Ma una breve questo. Poi ci saranno altre iniziative, ma non sono arrivate al Foggia, quindi poi eventualmente ne parliamo. Forse mi dire anche questa iniziativa bella tra i diffusi di Matteo. Ecco, sì, ve l'anticipo. Sabato prossimo, il 5 aprile, per il secondo anno consecutivo, i nostri ultras della Curva Nord con gli ultras della Gradinata del Matera, entrambi intitolati a Franco, si incontreranno per un torneo dell'amicizia nel nome di Franco. Questa è un'iniziativa che è nata lo scorso anno a seguito dell'impossibilità di poter assistere insieme alla partita nella quale fu intitolata la Gradinata a Matera. Ci fu il divieto di trasferta per i nostri tifosi. Io vi ricordo i tifosi del Matera, gli ultras del Matera, in quella partita in segno di protesta non entrarono a sostenere la propria squadra che come noi era in corsa per i playoff, rimasero fuori. Quindi questo gesto è stato molto apprezzato dalla nostra tifoseria, tant'è vero che lo scorso anno i tifosi del Matera sono venuti qui a Foggia, hanno passato l'intera giornata con i nostri gruppi della Nord, sono venuti anche i gruppi della Sud a salutare i ragazzi del Matera, hanno disputato il torneo e poi hanno avuto anche un momento di convivialità sia a pranzo che a cena. Questa stessa cosa si ripeterà il 5 aprile, questa volta saranno i nostri tifosi ad andare a Matera, anche lì dal mattino, mi hanno già detto i ragazzi dei gruppi di Matera che ho incontrato settimana scorsa, pranzeranno insieme, ci sarà il torneo, quindi questa è una cosa bella che a me fa piacere sottolineare, perché purtroppo spesso e volentieri si parla di ultras solo in maniera negativa, e invece l'amicizia che è nata tra i nostri ragazzi e i ragazzi del Matera è una cosa bellissima. E io volevo anche, visto che sono delegato ai rapporti con la tifoseria in questo frangente, io non voglio fare ancora un bilancio, perché non siamo ancora a fine stagione, però al momento mi ritengo soddisfatta di come i nostri tifosi, sia della Sud, intitolata Piero La Salanda, di cui ricordiamo il 30 marzo ricorre anche l'anniversario della morte, nello stesso giorno di Franco, quindi sia i tifosi della Sud che i tifosi della Nord, per quello che mi riguarda e per quello che riguarda, penso di esprimere anche il pensiero della società, quest'anno io davvero li voglio ringraziare, perché stiamo iniziando a camminare nella stessa direzione, quindi quello che si sta facendo piano piano, io sono contenta di loro e lo voglio dire con tutti. Senza fare il bilancio fino a quest'anno. Non è un bilancio. Quest'anno fino a questo momento, speriamo che rimanga così, dei tifosi del Foggia si è parlato soltanto in occasioni di situazioni benefiche, del regime rossonero onlus, di situazioni come questa, e non si è parlato per altre cose, quindi ovviamente questo non può dare più. Dobbiamo dire grazie per l'attaccamento che hanno dimostrato domenica
in domenica, tenendo conto peraltro che in trasferta comunque sono venuti, sono rimasti fuori perché non avendo la tessera del tifoso, la supporter card, perché per loro rinuncia, non era possibile entrare negli stadi, e da fuori hanno fatto il tifo. Questo lo fa solo chi ha una grande fede come loro. L'hanno fatto in maniera composta, l'hanno fatto in maniera molto disciplinata, e per cui noi dobbiamo dire sia alla curva sud che alla curva nord grazie davvero. Io volevo dire solo, per me Mangini è stato uno dei portieri più forti che aveva avuto il Foggia, perché io lo vedevo dalla curva, perché all'epoca andavo in curva, cioè non andava né in gradinata né in tribuna, dalla curva, quindi stavo vicino quando lui parava, faceva quelle belle parate, insomma. Mi è dispiaciuto quando ho sentito perdere tutti i foggiani, perché è stata una bella cosa avere Mancini come portiere. Sono stati anche diciamo, i campionati più belli del Foggia, secondo me, perché Mancini, su tutti i palloni, era la farfalla del momento. Quando doveva prendere un pallone sembrava proprio una farfalla, e quindi io me lo ricordo così. Lo ringrazierò sempre per quello che ha fatto per il Foggia, quindi che devo dire, facciamo questa bella domenica di questa bella iniziativa, sperando che danno un bel contributo anche per tutti, diciamo, sì, quelli che avranno questo contributo. Io ringrazio la signora Mancini per quello che fa per noi, anche che si dedica tutta la giornata. No, noi ce ne andiamo, lei rimane fino alla sera, mezzanotte, l'una, a fare la credo, allora noi la ringraziamo di tutto cuore, di quello che l'aiuto che ci dà noi. Quindi io adesso ringrazio anche voi, ringrazio, l'ha detto già il direttore, ringrazio i tifosi delle due curve, perché sono magnifici. Cioè, io vado in trasferta e li vedo sui muretti, fuori domenica, stanno tutti fuori a gridare. No. E poi sto vedendo che sono gli unici che battono le mani, cioè non hanno mai fischiato i giocatori. Cioè, mentre dove siamo noi? Qualcuno si è permesso di fischiare. Parlo della tribuna. Cioè, come fate a fischiare una squadra che non esisteva, che noi l'abbiamo portata a questo punto? Io non lo so come si fa, a posto di ringraziare i giocatori e la società di quello che sta facendo, qualcuno si permette di fischiare? Cioè, per me io non lo vedo bene questo fatto qua, non lo vedo bene, perché le due curve ringraziano. Chi dovrebbe ringraziare la tribuna? Fischia, ma che fischiamo? Ragazzi, noi qua ci mettiamo i soldi, ci mettiamo il tempo, la signora gratis viene a mezzanotte. Cioè, la salute. Quindi diciamo che domenica, quando facciamo la partita in casa, speriamo di dare tutto un bel applauso a tutti quanti. Anche alla signora Mancini, perché sta con noi, a Franco, a tutti quanti. Quindi io vi ringrazio anche a voi. Da questo è tutto. Io aggiungo solo una cosa, non c'ho bisogno di dirla a voi perché lo sapete, siete giornalisti, quindi le vostre statistiche l'avete già fatto. Quello che ci colpisce di più a noi, chiaro non lo dirà, ma insomma è una cosa evidente. Franco è arrivato qui che era poco più che ventenne, ve lo ricordate tutti, chi c'era con qualche anno come me, come Roberto, se lo ricorda, è andato via che era uomo, dove ha fatto costruire una famiglia qui a Foggia, è andato a giocare in squadre che non sono certo simpatiche ai tifosi del Foggia, Salernitana, Napoli, Bari, Pescara, insomma, cioè ha scelto proprio il meglio di quelli che sono i rapporti delle tifoserie, eppure nonostante tutto una cosa del genere normalmente non viene perdonata mai,
a un calciatore. Invece a Franco non solo non è stata perdonata, non è stata neanche presa in considerazione, per lui è rimasto sempre un calciatore dei nostri. E poi, a parte tutto, comunque Franco, al di là di quello che è successo, resta realmente, lo dicono i numeri, non lo dice Chiaro, non lo dico io, non lo dice la società, restano i numeri di Mancini, che è il giocatore che ha fatto un numero di presenze impressionanti con il Foggia, in Serie A, in tutti i campionati, e quindi per questo motivo è rimasto nel cuore. Devo dire qualcosa per cui sembrava giusto. Noi abbiamo finito.